Buonasera e ben ritrovati a questa seconda edizione del Web TG di Newsmarket.it. Guardiamo insieme i titoli. Maltempo, per l'alluvione del 2012 arrivano alle Marche 10,7 milioni di euro, una cifra superiore a quella ipotizzata in un primo momento, ha detto Spacca. Stalking, minacce ad un ex Miss Italia, Federica Foresi di Corridonia. Patrizia Merigliani interviene sulla vicenda, basta violenze. Gianfranco Fini nella tappa marchigiana, il bipolarismo è morto, siamo noi, l'unica novità di questa campagna elettorale. Continuano i lavori di risanamento conservativo del Palazzo Ducale di Pesaro. Bene, per quanto riguarda le notizie da Ascoli, 11 le farmacie della provincia aderiscono alla giornata nazionale della raccolta del farmaco che si terrà domani sabato 9 febbraio. Tutte esporranno la locandina del banco farmaceutico. Nel 2012 sono stati raccolti nella provincia di Ascoli Piceno più di 699 farmaci. Si è tenuto ad Ascoli presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco un altro incontro del gruppo di lavoro provinciale per lo stoccaggio del gas per discutere di questioni inerenti all'impianto che è previsto nel territorio elpidiense nella zona di Palazzo Moroni. Il sindaco di Sant'Elpidio a Male, Alessio Terrenzi, alla luce delle valutazioni, dice che utilizzare e fare l'impianto in quel luogo sarebbe incompatibile proprio con il territorio stesso. E andiamo ad Ancona con Maurizia Gregori. Le notizie dalla redazione di Radio Conero. Incidente stradale per la neve stamane lungo la strada provinciale 40 a Poggio San Marcello in provincia di Ancona. A causa del manto stradale scivoloso, un automobilista di 22 anni del posto è finita con la sua Lancia Y contro una quercia. Soccorsa dai vigili del fuoco, è stata trasportata all'ospedale di Iesi con sospette fratture e un trauma facciale. Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio nel Piano San Lazzaro ad Ancona. Nel corso di tali attività gli agenti delle volanti diretti dal vice questore aggiunto Cinzia Nicolini hanno fermato un tunisino di 28 anni disoccupato con diversi precedenti per furto e droga che, sebbene avesse il decreto di espulsione dal territorio italiano, era sempre riuscito ad eludere i controlli. L'extracomunitario è stato individuato in un'abitazione in via Pergolesi dove è stato bloccato e condotto in questura. Stessa sorte per un peruviano di 34 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, anch'esso con il decreto di espulsione dall'Italia. L'uomo, fermato dagli agenti in piazza Ugo Bassi, è stato condotto a Modena per il successivo definitivo rimpatrio. È tutto. Grazie Maurizia. Per le notizie da Pesaro invece continuano i lavori di risanamento del conservativo del Palazzo Ducale, attuale sede della prefettura. Da lunedì l'intervento si sposterà sul lato di corso 11 settembre e i lavori termineranno entro la fine di febbraio. Il coordinamento provinciale La Salute ci riguarda, si domanda se è indispensabile tagliare ulteriori 310 posti letto per acuti, causando, dicono, la trasformazione di quasi tutte le piccole strutture ospedaliere, tra cui Cagli, Fossombrone, Sasso Corvaro, in strutture per post acuti oppure in servizi territoriali residenziali e specialistico ambulatoriali. Ce ne andiamo a Senigallia con Alberto Olivieri. Bentrovati. Il comune di Ostra sta predisponendo un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Marche alla costruzione di una centrale biogas digestor anaerobico presso la zona ZIPA di Casine di Ostra. Il Consiglio Comunale di Ostra, nella riunione del 22 novembre scorso, aveva espresso a maggioranza, con eccezione dei consiglieri Mansanta, Leoni e Lupini, il proprio dissenso al progetto del citato impianto. Ricorre il prossimo 10 febbraio la giornata del ricordo. Il Comune di Senigallia ha organizzato alle 21.15 nella saletta della Piccola Fenice la proiezione de La città dolente, film uscito nel 1949 e diretto dal regista Mario Bonnar. L'inizio della proiezione è alle 17.30 con ingresso gratuito. Vi ricordo il sito radiovelluto.it. A te la linea.
Grazie Alberto per le notizie. Dalla provincia di Macerata continuano le attività di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Civitanova Marche. È stato scoperto e denunciato un uomo che aveva derubato il coinquilino di Potenza Picenna di alcune centinaia di euro dal conto corrente, sottraendogli i codici del bancomat ed effettuando prelievi a sua insaputa. È stato arrestato anche un ladro per un tentativo di furto a Recanati. Roma e Treia hanno in comune un mistero, il mistero del nome, l'etimologia esatta non c'è. Sarà uno dei più grandi storici dell'arte italiani a parlare dei misteri legati al fascino del divino, declinato al femminile, di cui Treia mostra preziose testimonianze. Domani sarà Philippe Daverio a parlarne presso il Museo Archeologico. Diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo. Per domani cielo irregolarmente coperto, le piogge a carattere sparso, nevose anche fino ai 200-300 metri arrivano quindi verso la costa, venti prevalentemente forti da nord-est con qualche variazione, invece le temperature a ribasso. Le minime fra meno 2 e 2 gradi, le massime fra 3 e 6 gradi, ancora possibilità di gelate la sera. Stiamo quindi attenti per chi si mette in viaggio. È davvero tutto, buona serata e buon fine settimana da Chiara Principi.